Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo, incredibile, appassionante, piacevole, gustoso, interessante e soprattutto essenziale per capire come funziona il software video. Oggi rispondiamo a uno di quegli interrogativi che stanno assillando la mente umana da secoli. Qual è il senso della vita? Siamo soli nell'universo? Chi è che sbatteva la porta a Mosconi e lo faceva bestemmiare? È meglio green gas o CO2? Questo interrogativo ci accompagnerà per tutto il video e alla fine di esso vi darò la mia risposta. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che siamo al Monopoly Software Shop, negozio di software che offre attrezzatura da software e tattica ad ottimi prezzi e il cui link trovate in descrizione, quindi cliccateci perché potreste trovare un sacco di aggeggi molto interessanti, compreso anche tutto quello di cui parlerò oggi e parlo in tutti i miei incredibili video. Detto ciò, direi che siamo pronti a partire, ma prima sigla. Quindi è meglio il green gas o il CO2? Il green gas. Quasi sempre. Green gas tutta la vita. Il green gas. La risposta che credevate sarebbe arrivata alla fine è questa. Il green gas è meglio del CO2. Se calcoliamo ovviamente tutti i pro e tutti i contro, io trovo che il green gas sia superiore. Alt, è la mia opinione, è la nostra opinione al massimo come negozio, non è una verità assoluta, diciamo che per quella che è stata la nostra esperienza, bla 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 bla, noi riteniamo di darvi questa risposta a questa domanda molto complicata. Nel resto del video infatti spiegherò il perché siamo arrivati a questa conclusione, quali sono i vantaggi di uno, quali sono i vantaggi dell'altro. Molto semplice e facile da seguire, non cominciate a scrivere nei commenti brutti, deficienti, pusillanimi, maledetti, come vi permettete, la mia pistola CO2 spara anche i sassi, siete dei cretini. Come ogni video che si rispetti, parlando del CO2, infatti ho una Beretta M93 Umarex con caricatore a CO2, lo potete notare perché ha quel bellissimo brugolone, vitone, fondellino particolare lì sotto, e poi vi parlerò del green gas, quindi la divideremo in questo modo. Quindi CO2, perché il CO2 non mi fa impazzire e quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Partiamo dal presupposto. Cosa vuol dire avere una pistola a CO2? Una pistola a CO2 è una pistola che, a differenza di una pistola green gas, non ha un serbatoio incluso all'interno del serbatoio del caricatore per fare un gioco, ma una bomboletta da 12 grammi di CO2 che va inserita all'interno e avvitata, abbastanza normale, quindi se non sapete cos'è il CO2 adesso lo sapete. E ovviamente l'intero funzionamento della pistola dipende in maniera abbastanza essenziale dal fatto che questa bomboletta di CO2 all'interno sia avvitata bene, faccia quello che deve fare, soprattutto sia carica. Quando effettivamente avremo esaurito il gas all'interno della bomboletta da 12 grammi dovremo tirarla fuori, inserirne un'altra e andare a stringere. Un altro elemento tipico del CO2 e che è anche uno dei suoi pregi più alti è che, essendo il CO2 un pochino più in pressione rispetto che il green gas, la pistola riesca a sparare anche d'inverno, dove tendenzialmente il green gas fa molta più fatica. Quindi in inverno una pistola CO2 anche con tanto freddo tendenzialmente spara quasi sempre. Attenzione, perché quando parliamo di spara quasi sempre non vuol poi dire che la pistola può sparare tre caricatori dietro fila, a parte il fatto che non lo può perché bisogna cambiare la bomboletta, ma in ogni caso anche le armi a CO2 sono soggette all'icing, quindi al congelarsi delle valvole, determinate cose. Semplicemente la differenza è che se magari il green gas neanche spara, il CO2 qualche colpo ve lo spara lo stesso, anche se c'è veramente tanto freddo. Analizzerò dopo perché ormai questa cosa possiamo abbandonarla. In secondo luogo, il CO2 ha dei problemi di pressione molto più importanti rispetto che il green gas, perché come detto all'inizio soprattutto della bombola è un pochino più pressante, più carico. Quando andiamo effettivamente a sparare i primi colpi, questi tendono ad essere un pochino troppo convinti. Questo può dare una serie di problemi, soprattutto con i componenti interni della pistola, che rischiano di andarsi a cioccare tra di loro e rompersi. Quindi per esempio i malfunzionamenti sia dei caricatori a CO2, per quanto riguarda valvole, membrane, o-ring, eccetera, 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 che all'interno di pistole a CO2 sono più frequenti rispetto che quelle a green gas, proprio perché le pistole a CO2 sono fatte in maniera un pochino più arrabbiata, tendono a sparare un pochino più forte, come vi piace sentirvi dire.
quando parlo di forza, di sparare più forte, intendo dire che ovviamente i primi colpi sono leggermente alti come joule. Alcune pistole vanno poco sopra il joule, altre semplicemente sforzano di più e quindi al posto di sparare magari a uno 0.8 vanno a sparare a uno 0.9, che comunque spinge per bene. Per gli amanti del rinculo simulato, ovviamente le pistole a CO2 scalciano in maniera più netta, più forte, quindi il rinculo che andiamo ad avere nell'effettivo è più intenso, più potente, sempre per quel discorso che facevamo prima. E un altro vantaggio sostanziale è che nel momento in cui noi abbiamo una bomboletta all'interno del caricatore, siamo sicuri che quello spari, la bomboletta è fissata lì dentro e siamo a posto, mentre col green gas possiamo avere più dubbi di quando effettivamente il tutto sia carico o meno, o di quanta carica sia rimasta. In una bomboletta CO2 sostanzialmente manteniamo, tra virgolette, una zona media, quindi da quando la bomboletta è completamente carica a quando è completamente scarica, più costante, il tiro tende ad essere un pochino più costante. Io personalmente ho riscontrato la cosa opposta con il green gas, le opinioni sono varie e i modelli sono vari, quindi ovviamente stiamo parlando del CO2 in generale, ma ogni modello è un po' diverso dall'altro. Non c'è molto altro da dire, se non che, spoiler, il CO2 sta venendo man mano abbandonato in funzione di nuove tecnologie, nuovi sviluppi su pistole a green gas. Quindi tutti gli amanti del CO2, mi dispiace dirvi che la lavorazione su questo tipo di oggetti sta venendo pian piano abbandonata, perché in effetti il green gas è un pochino più comodo. Proprio per comodità ci muoviamo e parliamo adesso di green gas. Sempre per aiutare i ragazzini nuovi che sono appena arrivati, questa è una pistola a green gas. Tecnicamente sembra identica alle altre, ma quando andiamo a rimuovere il caricatore troviamo non un bel brugolone, che non si chiama brugolone, lo chiamo brugolone io, ma troviamo una valvolina, quindi non troviamo un serbatoio all'interno del caricatore da rimuovere, ma è già all'interno, come potete ben notare. Quindi la differenza sostanziale tra green gas e CO2 è proprio nella forma e nella composizione del caricatore, che nel green gas ovviamente ha già incluso all'interno il suo serbatoio da riempire con un bombolone di gas a parte, e che quindi non è necessario andare a cambiare tutte le volte buttando via la bombolina da 12 grammi. Questa particolarità prevede ovviamente che un tipo di caricatore a green gas debba essere costruito e soprattutto fatto con tutta una serie di accortezze, avendo più componenti che devono rimanere all'interno del caricatore e devono durare nel tempo. Vi aspettereste quindi che ci sia un divario di prezzo abbastanza importante tra un caricatore a CO2 e uno green gas, ma spoiler, anche qui tendenzialmente caricatori a green gas e caricatori a CO2 hanno lo stesso identico prezzo. Quello che va a cambiare è la marca. Ovviamente caricatori VE, che tendono ad essere di fascia media economica, costano poco, caricatori VFC Umarex come questi costano un boato, senza parlare poi dei caricatori della P320, che tra un po' fate prima comprare una pistola nuova che comprarvi tre caricatori, anzi fate letteralmente prima nella seconda opzione. Andando avanti, analizzando le capacità del green gas, non possiamo non parlare del termine con cui vengono definiti, ovvero il CO2 all'interno della bomboletta 12 grammi del CO2. Nel green gas invece troviamo una mescola di vari componenti, tra cui e all'interno di questi componenti c'è il silicone, che noi adoriamo. Nei gas migliori, cioè nei green gas migliori, all'interno della mescola di componenti troviamo un bilanciamento preciso di silicone, parliamo di gas come Nuprol e Nimrod, che sono quelli che consigliamo soprattutto su repliche costose, quindi li trovate linkate in descrizione nel caso vi servano, che permettono alla replica di rimanere lubrificata quando andiamo a sparare, perché parte di questo silicone ovviamente entra all'interno della pistola, unge, unguenta, calma i componenti interni e li mantiene lubrificati. Il CO2 non ce l'ha questa capacità, bisogna acquistare bombolette apposta di CO2 lubrificanti, che sono sì disponibili ma con le quali non si può sparare in maniera molto precisa, quindi è opportuno mettere una bomboletta di CO2 lubrificante, sparare un intero caricatore, cambiarla e metterne una normale. Il green gas invece questo lo fa in automatico, altro punto per green gas ovviamente. Il green gas ovviamente ha vari livelli di pressione a seconda del periodo dell'anno in cui giocate, quindi c'è il green gas verde, c'è il green gas blu, c'è il green gas bianco, c'è il green gas rosso e c'è il green gas nero. Non sono perfettamente in ordine, ma più o meno più il colore diventa scuro, più ovviamente il gas è fatto per temperature basse. Il green gas nero si usa d'inverno, il green gas rosso si usa inverno barra mezze stagioni, il verde d'estate, il bianco quando sono 40 gradi all'ombra, il blu chi lo sa quando si usa il blu, sto scherzando ovviamente.
Questo permette ovviamente di andare a regolare la pistola a seconda della temperatura esterna. Il CO2 questa cosa non la può fare, quindi se noi d'estate usiamo il Nimrod nero su un'arma a gas ci esplode in faccia, non è vero ovviamente, ma va a sforzare molti componenti interni, e quindi ci conviene mettere un gas verde. Sul CO2 non lo posso fare, perché il CO2 usa sempre le stesse cartucce di CO2, quindi ovviamente usare una pistola CO2 d'estate in maniera abbastanza importante, soprattutto quando c'è molto caldo, sforza molto di più i componenti interni per i motivi che dicevamo prima. Quindi altro punto a green gas, insomma avete capito dove sto andando a parare. Il green gas è più facilmente adattabile alle varie situazioni, c'è ovviamente bisogno di più cura in come lo andate a utilizzare, ma neanche troppa rispetto al CO2, perché se prendiamo in considerazione il fatto che con caricatore CO2 dobbiamo rimuovere la bomboletta di CO2 tutte le volte che finiamo un caricatore, la possibilità di andare a sbeccare il filetto del tappo inferiore, non andare a chiudere correttamente la bomboletta contro la valvola e quindi farla pisciare e rompere il caricatore in maniera prematura, o tanti tanti altri elementi, mi portano a dire che, per quanto sembri più macchinoso, il green gas rimane comunque più semplice anche nell'utilizzo e nella manutenzione. Un penultimo elemento prima di darvi proprio la stoccata finale che vi dimostra come il green gas sia effettivamente, a mio parere, superiore rispetto al CO2 nella stragrande maggioranza delle situazioni, è che i caricatori a green gas li potete mantenere carichi di gas, per l'appunto, cioè non dovete scaricarli completamente, non dovete, attenzioni, ma potete scaricarli completamente, perché lasciati all'interno della vostra replica fanno sì di buttare fuori ovviamente pian pianino quel gas che c'è rimasto dentro e mantengono unta la pistola anche quando non la usate. Caricatori invece a CO2 con una bombola lasciata all'interno si spaccano e esplodono. Sto scherzando, non esplodono, però vanno a sforzare tantissimo le valvole e tendono poi dopo a perdere. Ecco che infatti, ancora prima di fare quest'ultima conclusione, vi dico che certo tutti i caricatori a gas a un certo punto perdono, le perdite di gas sono abbastanza normali con questo tipo di oggetti, per questo è così importante la manutenzione, anche con HPA per intenderci, nel senso che il problema principale di HPA è che poi la bombola a un certo punto perde, la linea perde, è un sistema che deve tenere tappato lì dentro dell'aria o comunque dei composti gassosi, ed è proprio la parte difficile, quindi le perdite sono normali, ma i malfunzionamenti su caricatori a CO2 rispetto che su caricatori a gas sono non solo più preponderanti con il CO2, ma anche molto più difficile da risolvere sul CO2 rispetto che il green gas nella maggior parte dei casi. L'unica differenza è che tendenzialmente sui caricatori a CO2, che stanno, come detto, pian piano venendo abbandonati, i pezzi di ricambio scarseggiano, mentre sui caricatori a green gas i pezzi sono di più facile reperimento, compresi anche O-ring e in generale per il tipo di pressione che devono gestire. Diciamo che si risolve più facilmente il problema rispetto che in altre situazioni. Guardate, ho aperto anche l'inquadratura, la lascio respirare, tanto quest'ultimo punto colpirà forte anche se non sono dritto lì davanti. Vi ho parlato del fatto che man mano il CO2 sta venendo abbandonato in favore del green gas. Questo ha inciso anche sul tipo di nuovi modelli di pistole e sul tipo di evoluzione della tecnologia da soft air, per quanto riguarda ovviamente pistole a green gas o comunque prodotti GBB, che abbiamo visto nell'ultimo periodo. E ovviamente questo comporta un progressivo sviluppo anche nelle performance, nei prodotti e in tante altre cose a favore del green gas e a sfavore del CO2. Basti pensare alla Glock 17 Gen 5 della Umarex, che era esclusivamente a green gas, poi dopo gli hanno fatti i modelli sopra che usano il CO2, ma il modo migliore di utilizzarla rimane a green gas. O banalmente, ve le ho portate settimana scorsa, le Orion. Ragazzi, le Orion di Poseidon sono qualcosa di devastante e funzionano sia a green gas sia CO2, ma è ovvio che il focus è il green gas e che il CO2 venga inserito dentro, perché ormai tanto se uno vuole ci può sbattere un caricatore dentro. Quindi la realtà delle cose è che ovviamente il green gas sta prendendo piede molto di più del CO2, perché il pubblico sta decidendo di acquistare più green gas e caricatori a green gas e pistole a green gas per la semplicità di utilizzo e le performance di rimbalzo tra questi due elementi. In sostanza, se siete interessati a vedere un po' di pistole ibride o che noi consigliamo di fascia alta, ve le lascio linkate in descrizione, ci saranno molte Orion, perché ragazzi sono innamorato di queste pistole, voglio essere onesto con voi. In aggiunta vi lascio in descrizione anche i nostri Instagram, perché ci potete contattare direttamente lì, sia mio che del negozio, e ovviamente il link del Monopoly Software Shop, dove posso fare questi incredibili video, dove lavoriamo e dove vi possiamo consigliare attrezzatura da software non solo a prezzi ottimi ma anche di estrema e altissima qualità. Detto ciò, qui da Red è tutto, io vi ringrazio di essere stati qui con me, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry!